Allora, un po' di tempo fa, ma nemmeno troppo, avevo mandato online il video recensione riguardo il film che ha un po' gettato un po' di fango sulla carriera di Wes Craven, che era reduce da Nightmare, dal primo Nightmare, e comunque sia anche da importanti titoli del passato, quali Le colline hanno gli occhi, quale L'ultima casa a sinistra. Diluite un po' nel corso degli anni, dagli inizi degli anni 70 fino alla metà degli anni 80. E Dovevi essere morta ha ridotto drasticamente la qualità del regista, che comunque sia, si è rifatto con il notevole quanto esotico Il serpente e l'arcobaleno, uscito nel 1988. E quindi quel film ha dato un po' di carica positiva sia al regista per andare avanti, sia ai produttori per dargli dei progetti magari anche interessanti. E Wes Craven è uno di quei registi che nel bene o nel male ha sì scritto la storia dell'horror, ma che i suoi film in genere sono anche le opere da lui scritte. Non sempre. Nel caso del film di cui parlerò oggi lo è un film scritto e diretto da Wes Craven, uscito nel 1989 a ridosso di 35 anni fa, nell'ottobre dell'89, e che aveva diviso pubblico e critica sin dai tempi dell'uscita in sala. E quindi, prima di parlare di Sotto Shock, un film del 1989, titolo originale Shocker, di Wes Craven, vi ricordo che se siete interessati ai miei contenuti potete gratuitamente iscrivervi al canale premendo il pulsante sottostante, attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle novità. Vi ricordo che potete sostenere il mio lavoro tramite i super grazie in basso a destra, oppure semplicemente mettendo un like o anche facendo una donazione spontanea tramite PayPal Me, che trovate giù il link in descrizione. E detto questo, partiamo con il video di oggi. Sigla. Allora, tanto per cominciare, è vero che il personaggio di Horace Pinker va a ricalcare in diverse sfaccettature quello di Freddy Krueger. Sembra quasi una risposta ai sequel del grande franchise lanciato proprio da Wes Craven nel 1984, quasi non mi verrebbe da dire una parodia, ma il serial killer visto da una prospettiva diversa, che agisce tramite mezzi diversi, non completamente nei sogni, anche se qui la dimensione onirica in un certo senso rientra un po' nella storia, ma tramite il via cavo, tramite l'elettricità, quindi andando forse anche un pochettino a strizzare l'occhio nei confronti del grande David Lynch, che con l'elettricità ci ha quasi fatto una carriera intera. E utilizzando ovviamente un altro attore, Mitch Pileggi, che noi abbiamo sicuramente conosciuto nella serie X-Files. Inevitabilmente non possiamo ricollegarlo allo storico Skinner della serie creata da Chris Carter. E c'è da dire anche che nel 1989 un film vagamente simile, che poteva avere in un certo senso ispirato la sceneggiatura, forse anche la cattiveria, la ferocia con il quale uccide Horace Pinker, è stato Max Jenke. Chi è Max Jenke? È stato interpretato dal grandissimo caratterista scomparso prematuramente, troppo giovane, alla soglia dei 50 anni, da Brion James. In tanti lo conoscono per aver fatto parte del cast principale, diciamo più secondario che principale, di Blade Runner, e lo abbiamo visto in tantissimi altri film. Non poteva far altro che con quel viso interpretare il cattivo in ogni circostanza, povero Cristo. Fra l'altro, un uomo molto simpatico a quanto sembrerebbe, e che è scomparso nel 2000, quindi ormai tanti anni fa. E Max Jenke, in un certo senso, ha ispirato Horace Pinker, dal mio umilissimo, modestissimo punto di vista, sia nella velocità con la quale uccide le persone, una carneficina praticamente nel proprio piccolo universo. Da una parte House 3, The Horror Show, da noi in Italia conosciuto ovviamente come La Casa 7, questo lo sapete benissimo se avete visto anche i miei precedenti video,
Dall'altra, Shocker è sobborgo di Los Angeles, altra dimensione molto differente da quella di The Horror Show, dove Horace Pinker viene finalmente catturato dopo una lunga ricerca e dopo tanti altri omicidi dal detective interpretato da Michael Murphy, Don Parker, il detective Don Parker, e no, aspetta, tenente Don Parker, se non sbaglio, e da in un certo senso anche suo figlio, che deve in un certo senso anche vendicare già delle numerose importanti morti che non saranno soltanto le uniche durante la pellicola. Ma di che cosa parlava Sotto Shock, questo film del 1989, che ha rimesso un po' in discussione la carriera del maestro Wes Craven? Un serial killer a piede libero terrorizza un sobborgo intorno a Los Angeles. Un riparatore TV zoppo di nome Horace Pinker è il primo sospettato. Quando il tenente Don Parker, indagando, sta per metterlo all'angolo, Pinker gli uccide la moglie e la figlia. Il figlio adottivo di Don Parker, tale Jonathan, sviluppa una strana connessione con Pinker attraverso i sogni e porta Parker al negozio fatiscente dove Pinker si nasconde. Dopo una sparatoria, Pinker riesce a fuggire e prende di mira la fidanzata di Jonathan, Allison. Un altro sogno di Jonathan conduce il tenente Parker e la polizia da Pinker. Questa volta, proprio sul punto di uccidere Jonathan, Pinker viene arrestato e rapidamente condannato a morire sulla sedia elettrica. Prima della sua esecuzione, Pinker rivela che Jonathan è in realtà suo figlio e che da ragazzo lo aveva colpito al ginocchio tentando di fermare l'assassinio di sua madre, facendolo diventare zoppo. Quando finalmente la sedia elettrica viene azionata, Pinker non muore, ma diventa invece elettricità pura, in grado di possedere i corpi degli altri per continuare i suoi delitti folli ed efferati. Ovviamente non spoilererò tutta quanta la trama. Chi conosce il mio canale sa perfettamente che questo è un po' il mio diktat e quindi non andrei a rivelare la seconda parte o la parte finale, figuriamoci, neanche se si trattasse di un film con Alvaro Vitali. Il film, che era costato 6,5 milioni di dollari, ne ha incassati in totale 16,6 worldwide e quindi non si è rivelato un grandissimo successo. Ha in un certo senso recuperato un po' tutti quanti i soldi, se si vuole sempre fare la considerazione della famosa regola del 3. Per quanto riguarda le partecipazioni nel film, c'è il cameo di Heather Langenkamp, che fa un po' da apripista, in un certo senso va ad ironizzare anche con la saga di Nightmare, interpretando una muta e già morta prima vittima. Però basta dire semplicemente che ci sono i cameo di lo stesso Wes Craven, i due figli Jessica e Jonathan, c'è la partecipazione del cantante rock, artista rock, Kane Roberts, che qui non soltanto rilascia una traccia nella splendida colonna sonora molto heavy metal, molto forte, molto rock, Shocker per l'appunto, e poi ovviamente, quasi come sempre, c'è Ted Raimi, che spunta un po' come il prezzemolo nella cucina italiana. Shocker, dal mio sempre modestissimo punto di vista, è un film girato molto bene, ha una buona fotografia e che forse è la caratteristica tecnica che più mi aveva colpito positivamente. Per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, non sono stato invece assolutamente soddisfatto. Partire proprio dal killer, che è un po' il personaggio principale, interpretato dal comunque bravo Mitch Pileggi, ha ricalcato in un certo senso un po' quel modo di fare di Freddy Krueger, ma secondo me con il fatto che Pileggi non aveva assolutamente il fisico smilso, snello di Robert Englund nell'interpretare comunque sia un babau particolare, onirico, che veniva dal mondo della notte, degli incubi, sfigurato in viso, il suo fisico più importante, più prestante, quasi da giocatore di football, mi verrebbe da dire. All'epoca Pileggi aveva 36 anni quando ha interpretato questo personaggio, quindi anche comunque piuttosto giovane, faceva risaltare di più la forza più che le immagini horror, ma comunque sì, alle scene di sangue non mancano. Wes Craven è riuscito, a detta sua,
ad evitare all'ultimo il Rated X, dato che c'è una versione integrale mai distribuita, mai rilasciata, che i fan vorrebbero vedere di questo film, e che grazie anche al lavoro di Jonathan Craven, che si è occupato non soltanto ovviamente di un cameo, ma soprattutto riguardo gli effetti speciali, effetti visivi, assieme ad una troupe che ha faticato tantissimo per cercare di ottimizzare al massimo questo comparto tecnico, le cose non sono andate secondo me benissimo. Sempre parlando della caratterizzazione dei personaggi, Peter Berg e Michael Murphy, che interpretano un po' la restante parte della famiglia Parker, non mi hanno assolutamente soddisfatto. Da una parte c'è la solita figura paterna che non vuole assolutamente credere a quanto sta dicendo il figlio, che sembra il solito protagonista impazzito, che vede cose, entra appunto in connessione con Pinker, cerca di farsi comprendere dalla polizia che l'incubo non è finito lì sulla sedia elettrica, ma che sta continuando in diversa forma. Ricalca un po' le solite caratterizzazioni tipiche dei thriller o degli horror degli anni 80, e quindi nulla di nuovo davvero. Il personaggio interpretato dalla splendida Kemi Cooper, che è quello di Allison, diventa quasi una specie di musa che contrasta le angherie, le follie, i delitti efferati di Pinker. Inizia a parlare, dando indicazioni continuamente, e questa cosa io non è che l'abbia molto accettata. Cioè, nel momento in cui Allison, ormai lo spoilero, quindi spoiler, viene uccisa anche lei, diventa praticamente un'entità che potrebbe anche andare a contrastare Pinker, e si rivela essere molto più presente dopo morta che quando era viva. Continua praticamente a dare indicazioni al povero e inetto Jonathan, che a un certo punto decide di tirarsi sulle maniche e di combattere corpo a corpo il cattivone Pinker. Addirittura Allison a un certo punto sembra quasi escogitare un piano, quindi diventa parte integrante della risoluzione dei problemi. E questa cosa non torna, perché lo può fare Allison ma non lo possono fare le altre vittime? Che potere ha in più Allison rispetto alle altre vittime? Fatto sta che Kemi Cooper è davvero tanto carina. Mi dispiace Allison. Fra l'altro Camilla Cooper, qui Kemi, non è che abbia lavorato chissà quanto, né prima né dopo, quindi forse ha abbandonato il cinema troppo presto, al contrario del suo fidanzato Jonathan, almeno per quanto riguarda il film. Ma Peter Berg ha lasciato in un certo senso lo stare davanti la camera per andare dietro, è diventato infatti un regista che si dedica per lo più a documentari, ma non solo. La colonna sonora è forse un altro punto di vantaggio di questo film. A differenza di Nightmare on Elm Street, Shocker può proporre una serie di tracce molto molto roccheggianti che fanno sicuramente da traino ad una storia che soffre un pochettino alcune lacune narrative in diversi punti del film. Questa colonna sonora è stata prodotta da Jean Beauvoir e da ovviamente Desmond Child, si sente fortemente la sua mano, dove spicca la traccia Shocker dei Dudes of Wraith, che sono nient'altro che Paul Stanley dei Kiss e lo stesso Desmond Child, che in quel periodo voleva anche registrare qualcosa oltre a produrre album. Ovviamente poi non ci dimentichiamo di gente come Iggy Pop, Bonfire, Saraya, Alice Cooper, i Dangerous Toys, c'è la partecipazione di gente come Vivian Campbell, che a quell'epoca stava ovviamente con i Whitesnake di David Coverdale, nonché la partecipazione di Rudy Sarzo, sempre dei Whitesnake, e anche Tommy Lee dei Motley Crue. Quindi grande partecipazione di la creme della creme praticamente di quel tipo di hard rock che andava fortissimo nell'ultimo triennio degli anni 80 e anche qualche cosa oltre. Per chi conosce la OR o generi simili, magari anche un pochettino più hard, per chi magari conosce cose come Van Halen e appunto Motley Crue, non può far altro che riconoscere i nomi che ho appena citato in precedenza, e ovviamente senza dimenticarci della partecipazione musicale anche dello stesso Kane Roberts, che ha lavorato per Alice Cooper, per Desmond Child e quindi un po' per tutti quanti. Volete recuperare questo film? Sì? No? Non importa. Allora, per quanto riguarda le piattaforme,
attualmente non è possibile guardarlo su piattaforme. In genere Prime Video è una di quelle piattaforme che può fornire un titolo del genere, quindi magari se siete interessati potete scaricarvi facilmente l'applicazione Just Watch e controllare quando e come e dove Shocker sotto Shock può essere disponibile. Se invece preferite il supporto fisico non avete problemi, perché potete trovarlo facilmente in DVD e in Blu-ray. Ricordiamoci che Shocker è l'ennesimo film prodotto dalla Carolco Pictures, almeno per quanto riguarda il circuito internazionale, distribuito in terra americana invece tramite la Universal Pictures. Ovviamente da noi era l'ennesimo titolo distribuito da Penta Film di Berlusconi da una parte e Cecchivori dall'altra. Wes Craven avrà mai la possibilità di rifarsi nel breve giro? Assolutamente sì. Per chi conosce la filmografia del grande Wes Craven, non deve andare necessariamente a ricercare qualche cosa di positivo negli anni 90 verso l'epoca di Scream, quindi 1996, ma può fare anche qualche passettino indietro, e perché prima di Vampiro a Brooklyn sicuramente può citare il nome del grande La Casa Nera, uscito nel 1991. Parlerò mai di questo La Casa Nera? No, non subito, perché ho finito da poco di parlare di case e quindi bisognerà aspettare un altro po'. Io sono Bella Ballò e vi do appuntamento ad un prossimo video.